Il processo contro cinque uomini accusati di stupro, di gruppo e omicidio di una donna in un autobus a Nuova Delhi è proseguito martedì. La corte dovrebbe iniziare ad ascoltare le testimonianze. Un bus bianco che si ritiene essere il veicolo in cui il 16 dicembre si è verificato lo stupro di gruppo è stato portato come prova. Sabato gli uomini si sono dichiarati non colpevoli, secondo uno dei loro avvocati. Sono stati formalmente incriminati in un tribunale speciale con 13 accuse, tra cui stupro e omicidio. Se condannati, i 5 uomini, che sono tra i 20 e i 30 anni, rischiano la pena di morte. Un sospetto sesto, 17enne, sarà processato in un tribunale minorile e potrebbe affrontare una pena massima di 3 anni in caso di condanna. La polizia dice che la vittima e un amico di sesso maschile sono stati attaccati dopo essere saliti su di un autobus il 16 dicembre scorso mentre cercavano di tornare a casa dopo aver visto un film. Sembra che i 6 uomini abbiano colpito l'uomo con una barra di metallo e violentato la donna utilizzando la stessa barra, causandole gravi lesioni interne.